potranno essere utilizzati anche nei negozi di vicinato, saranno stampati da un'azienda del territorio. Tamponi a pagamento, prenotazioni esaurite fino a Pasqua, ma è polemica per i costi. Nuova pista di Peretola, Fattori denuncia, la giunta regionale porta avanti il progetto nel mezzo dell'emergenza coronavirus. Meno chiamate al centro la Nara, ma il fenomeno delle violenze domestiche non è diminuito. La raccolta dei rifiuti non si ferma, il racconto di una notte insieme agli operatori di Alea per le strade del centro. Buonasera dalla nostra redazione. Buoni spesa a Prato potranno essere utilizzati anche nei negozi di vicinato. Il Comune raccoglie le adesioni degli esercizi commerciali. Dalla prossima settimana disponibili moduli per presentare domanda. I buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari che saranno forniti alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus potranno essere spesi anche nei negozi di vicinato, oltre che nei punti vendita della grande distribuzione organizzata. Per il Comune di Prato si tratterà di fondi per un totale di oltre 1 milione di euro. Oggi il Comune ha pubblicato l'avviso rivolto ai titolari di esercizi commerciali di generi alimentari presenti sul territorio comunale che vogliono manifestare la propria adesione per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali che verrà pubblicato sul sito del Comune, affinché cittadini possano individuare l'esercizio al quale rivolgersi per utilizzare il buono da usufruire non oltre il 30 giugno 2020. Abbiamo scelto di attivare questa procedura per creare un circuito virtuoso a tutti i livelli, differenziando la platea delle attività in cui si potranno spendere i buoni per permettere ai cittadini di acquistare beni alimentari anche nella propria zona, ha detto il sindaco Matteo Viffoni. I moduli per presentare la domanda di accesso al buono spesa saranno resi disponibili la prossima settimana. Le domande presentate anche tramite protocollo con moduli generici diversi da quelli che saranno pubblicati dal Comune non sono validi e quindi quelle domande saranno nulle e andranno ripresentate. Ogni cittadino potrà indicare fino ad un massimo di 2 esercizi per utilizzare buoni spesa. In tal caso l'importo spettante sarà diviso in 2 parti uguali. Andiamo adesso a Montemurlo, dove un'azienda familiare, la Grafiche Votino, sta stampando per conto del Comune i buoni spesa che saranno distribuiti alle persone più in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Un'emergenza che si è riversata anche sulla loro piccola tipografia, un'attività ritenuta essenziale che resta aperta pur con il lavoro quasi azzerato. È un'azienda familiare, le Grafiche Votino, a stampare per conto del Comune di Montemurlo i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari destinati alle famiglie più in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Nicola Votino, la moglie Daniela e i figli Lorenzo e Martina si sono visti ridurre drasticamente il lavoro da oltre un mese. La loro è ritenuta un'attività essenziale e restano aperti tra 1000 difficoltà. La stampa dei buoni spesa è una delle poche commesse in questo periodo. Già vedere il codice Ateco che ci consentiva di rimanere aperti mi sembrava quasi un eufemismo, perché dico, ma cosa rimaniamo aperti a fare sostanzialmente? Poi abbiamo capito che c'era un senso anche nel rimanere aperti anche noi, il poter dare un piccolo contributo comunque in questa situazione che insomma di più non possiamo fare, noi non siamo sanitari, non siamo niente di che, però almeno poter aiutare in qualche modo con il nostro lavoro ci ricompensa un pochettino. A risentire della crisi da coronavirus è anche la scuola di musica che marito e moglie conducono negli studi di Via Milano. Tra gli allievi c'è poca voglia di cantare e di suonare. Parecchi dicono che è comunque facile fare un discorso di didattica a distanza. Noi siamo attrezzati, siamo già preparati, abbiamo già fatto diverse lezioni. Ma sono proprio gli allievi che ancora stare in casa, forse per loro stessi era un momento d'evasione quello di venire alla lezione a scuola. Il fatto di farla a casa lì sì è funzionale dal punto di vista didattico, ma manca proprio il contatto personale. Lo stato d'animo con cui venite a lavorare la mattina? Lo stato d'animo, cioè, è un motivo, cercare un motivo comunque per alzarsi la mattina e cercare di mantenere più o meno gli stessi ritmi proprio per non perdersi ancora di più anche a livello psicologico, perché questa situazione non ci aiuta per niente. Qui siamo tutti di famiglia, loro sono, Lorenzo e Martina sono i nostri figli, quindi, e vivendo comunque insieme, siamo tutti insieme a casa, non è, diciamo,
una situazione semplice, ecco, nonostante che loro onestamente siano, non mi posso lamentare, ecco, da questo punto di vista, perché essendo giovani magari, no, vorrebbero comunque uscire e fare, però si tengono anche loro. Per ora si sono comportati bene, sì. Per ora si sono comportati bene. E poi ci sono i numeri del contagio, sono 406 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana 24 ore dal precedente bollettino analizzati nei laboratori toscani, 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita, aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti, 4.149 nelle ultime 24 ore, in particolare nelle RSA. Da evidenziare anche il contenuto aumento di ricoveri, più 13, e una diminuzione di 2 unità nelle terapie intensive. A Prato si registra un solo caso in più rispetto a ieri e nessun decesso. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.789, mentre 268 i decessi in Toscana dall'inizio dell'emergenza. Tamponi a pagamento per scoprire la positività al coronavirus. L'iniziativa dei centri Sistema Salute fa discutere, ma le prenotazioni per il test, che costa 102 euro, sono esaurite fino a Pasqua. Ha scatenato numerose polemiche nel mondo politico e sui social la decisione di effettuare tamponi a pagamento al costo di 102 euro per verificare l'eventuale positività al coronavirus. A portare avanti l'iniziativa sono stati i centri Sistema Salute che da lunedì prossimo, all'interno di una tenda montata nel parcheggio privato del centro diagnosi in via Lepanto, effettueranno 15 tamponi al giorno in collaborazione con la Croce Rossa. L'amministratore dei centri Sistema Salute, Fabrizio Tempesti, ha spiegato che durante queste settimane di pandemia sono stati più volte interpellati dai medici di famiglia, perché tanti datori di lavoro volevano sottoporre a tampone i dipendenti, da qui l'idea di estendere il servizio alla cittadinanza. A scatenare le polemiche è però la richiesta del pagamento di 102 euro, cifra ritenuta eccessiva da più parti, a iniziare dal mondo politico. A intervenire sull'argomento è stato il sindaco Biffoni, che ha chiesto alla regione di attivarsi perché la salute è di tutti e non può essere un bene solo di chi può permetterselo. Il consigliere regionale PD, Nicola Sciolini, ha invece invitato a effettuare il servizio in convenzione con l'ASL, facendo ricadere tutti i costi sulla regione e non facendo spendere un euro ai cittadini. La consigliera regionale PD, Ilaria Bugetti, ritiene che sia prioritario intercettare chi ha veramente bisogno di tamponi e consentire solo in seconda battuta a chi può permetterselo di fare il test in autonomia. Per tutti i gruppi di maggioranza in comune non è tollerabile che si facciano test di oltre 100 euro per chi se li può permettere, mentre vi è una parte della popolazione che non ha i soldi nemmeno per garantirsi i beni di prima necessità. Da parte del centro diagnosi, che annuncia di avere prenotazione al completo fino a Pasqua, c'è comunque la disponibilità di mettersi a disposizione della sanità pubblica. Se ASL e Regione, con le quali noi collaboriamo ormai da diversi anni, ci forniscono i tamponi, pagano le infermiere e ci danno anche i mezzi di protezione individuale, noi mettiamo il nostro operato, le nostre risorse completamente senza chiedere niente. Vogliamo stare dalla parte del pubblico e dei cittadini. Ammontano a 417 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine per vigilare sul rispetto delle misure restrittive imposte dal governo nell'ambito dell'emergenza coronavirus. 24 persone tra quelle fermate sono state sanzionate per non aver rispettato le limitazioni previste, mentre 2 soggetti sono stati denunciati per altri reati. Sale dunque a 7.966 il totale delle persone controllate ad oggi, di cui 541 denunciate a vario titolo, 175 sanzionate e 3 arrestate. Ieri sono stati controllati anche 380 esercizi. Il complessivo delle attività ispezionate ammonta a 6.932. In un caso un titolare è stato denunciato e altri 2 sono stati sanzionati a livello amministrativo. Dopo una settimana di polemiche, comunicati stampa, richieste di chiarimenti, appelli alla regione, dirette Facebook e circolari ministeriali, di fatto sulla questione delle passeggiate fra genitori e figli siamo ripartiti dal via ed è stato il Premier Conte in persona a fare chiarezza. Mai autorizzate le passeggiate. Non abbiamo concesso l'ora d'aria per i figli
Il Premier Giuseppe Conte ieri sera ha provato a fare nuovamente chiarezza sul tema legato alle passeggiate fra un genitore e i figli per consentire anche ai più giovani, dagli 0 ai 18 anni, di poter uscire un po' di casa, un tema che anche in città aveva sollevato non poche polemiche, col sindaco Biffoni che si era detto assolutamente contrario a tale ipotesi, criticando la proposta avanzata da un gruppo di docenti e genitori. Dopo la circolare del Viminale, che sembrava consentire le passeggiate tra figli e genitori, ieri sera è intervenuto il Presidente del Consiglio a scrivere la parola fine sulla vicenda. Non abbiamo autorizzato affatto l'ora di passaggio con i bambini, ha ribadito Conte. Abbiamo solo detto che se ci sono dei minori e il genitore va a fare la spesa, si può consentire l'accompagno di un bambino, ma non deve essere un'occasione per andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive. Quindi cosa è effettivamente consentito? A dare l'interpretazione definitiva il Viminale, che spiega la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiarito che per quanto riguarda l'attività motoria, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nelle vicinanze della propria abitazione. Sul tema dell'ora d'aria per i bambini, lo stesso Biffoni aveva espresso tutte le sue preoccupazioni al governatore della Toscana Enrico Rossi e aveva avuto un colloquio anche col ministro Speranza. Dal comune fanno comunque sapere che per il momento non ci sono state segnalazioni di assembramenti. La parola passa adesso a Giancarlo Gisonni per conoscere l'argomento e ospiti di questa sera Parliamoci Chiaro, in onda subito dopo il TG, ma anche per un aggiornamento importante. Sì, è proprio così Lucrezia, grazie. Prima di occuparci ovviamente della puntata di questa sera di Parliamoci Chiaro, un aggiornamento importante che riguarda nuovi tamponi eseguiti anche nel nostro territorio all'interno dei RSA, come annunciato dalla Regione nei giorni scorsi. Oggi ne sono stati fatti diversi anche appunto nelle strutture pratese, in particolar modo alla RSA di Comeana sono risultati nuovi tamponi positivi, si parla di 14 operatori e altri 14 anziani risultati positivi al tampone, dunque 28 nuovi casi in un giorno solo nella nostra città, che si vanno ad aggiungere ovviamente al caso segnalato e ricordato poco fa nel nostro telegiornale anche dal bollettino della Regione Toscana. Dunque 28 nuovi tamponi positivi nella nostra provincia, 14 operatori e 14 anziani della RSA di Comeana, dove tra l'altro si erano già verificati 5 decessi di anziani. Ovviamente attendiamo le comunicazioni ufficiali, ma questo è il dato già emerso al termine dei tamponi che sono stati eseguiti appunto anche a Prato nelle strutture per anziani. Di questo ovviamente parleremo, anche approfondiremo questa notizia nel corso di Parliamoci Chiaro, dedicato ovviamente all'emergenza coronavirus. Tanta carne al fuoco nella puntata di questa sera, ci occuperemo ovviamente anche del prolungamento delle misure restrittive del governo fino al 13 di aprile. In collegamento avremo Giorgio Silli, deputato di Cambiamo, che ieri ha preso parte a un vertice a Palazzo Chigi proprio con il Premier Conte per analizzare quelle che dovranno essere le misure a sostegno delle imprese del Paese, e Nicola Ciolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Nella seconda parte della trasmissione un'importante intervista con Michele Cecchi, che è il console italiano a Shanghai, è un nostro concittadino, e con lui analizzeremo un po' quella che è l'emergenza coronavirus in Cina, ma anche le prospettive che ci sono per il futuro, per il dopo emergenza, nella costruzione di nuove relazioni tra Prato e la Cina, tra i pratesi e la comunità anche orientale che vive nella nostra città. E infine un approfondimento con Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità, relativamente all'andamento dei contagi in Toscana e nella nostra città. Tutto questo, come sempre, in diretta a partire dalle 21:20. A te la linea.
Grazie a Giancarlo Gisoni, continuiamo con il nostro TG, contatti praticamente azzerati, uso dei social, modi per trascorrere le giornate in casa senza perdere la pazienza, ma anche rapporto con i bambini e le loro esigenze. Di questo si è parlato intorno alle 9 ieri sera, insieme alla professoressa Angela Perulli, docente di sociologia generale all'Università di Firenze. Allora, vediamo un estratto della puntata. In generale io penso che un aspetto importante sia quello di provare a ritrovare delle proprie regolarità all'interno di questa nuova situazione. La vita quotidiana è solitamente attraversata da delle routine che noi mettiamo in essere perché questo ci dà sicurezza e ci semplifica anche il dover svolgere tutti i compiti e le azioni che quotidianamente facciamo. Questa routine è completamente saltata. Quello che si può fare è cercare nel nostro piccolo, a partire dalle condizioni che abbiamo, di ricreare qualche nuova piccola routine che ci ridia un senso di sicurezza sulle giornate che passano e che ci dia anche il senso di continuare a far qualcosa. Cambiamo argomento perché non si ferma il progetto di pista parallela di Peretola, lo rivela il consigliere regionale Tommaso Fattori, che parla di fatto grave e attacca la giunta toscana, provvedimento da quarantena, approvato in tutta fretta nonostante la delicata fase di epidemia. Sentiamo. L'emergenza coronavirus non frena il progetto di pista parallela dell'aeroporto di Firenze. La denuncia arriva dal consigliere regionale e candidato governatore per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori. Fattori punta il dito contro la giunta Rossi, colpevole a suo dire di voler realizzare a tutti i costi il progetto. Un progetto, ribadisce, contrario all'interesse pubblico e bocciato più volte dalla giustizia amministrativa. Stando a quanto riferito da Fattori, il 23 marzo la Giunta avrebbe infatti avviato l'iter per una nuova variante al piano di indirizzo territoriale, il cosiddetto PIT, per lo scalo di Peretola. Nel tentativo, attacca il consigliere, di superare le 70 prescrizioni indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza del 13 febbraio scorso. Di qui la dura presa di posizione del candidato alla presidenza, che parla di fatto grave, specialmente alla luce dell'epidemia che sta travolgendo il Paese. Ma non è tutto. L'informativa preliminare della nuova variante al PIT, continua il consigliere, contiene anche un corposo allegato che ribadisce modalità e tempi. Da una parte, la necessità dell'ampliamento di Peretola, secondo lo schema della pista parallela convergente rispetto all'autostrada. Dall'altra, l'approvazione della proposta finale da parte del Consiglio regionale nel 2021. Ci eravamo illusi che dopo la definitiva bocciatura da parte del Consiglio di Stato, la pianificazione territoriale della regione avrebbe cambiato segno, accantonando definitivamente il nuovo aeroporto, commenta Fattori. Invece la Giunta sta preparando il terreno ad uno dei punti fondamentali del programma elettorale del candidato presidente Eugenio Giani, senza risparmiarsi nuove forzature. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Non trovo parole educate per commentare la decisione della giunta regionale, sostiene Falchi. In un momento come questo, nel piano di una crisi sanitaria che è anche sociale ed economica, si trovano tempo e risorse per un progetto già bocciato ovunque. Io ho qualche idea di come usare 150 milioni pubblici in modo più utile, conclude il sindaco, ce l'avrei. L'incertezza data dall'emergenza sanitaria rallenta i percorsi di emancipazione delle donne vittime di violenza, in questo momento costretti in casa con partner violenti. Le segnalazioni al centro Lanara di Prato sono calate drasticamente, arrivando a registrare anche lo zero assoluto. La responsabile Francesca Ranaldi, chiamate se avete bisogno, i centri sono aperti e operativi. Quando si va al supermercato a fare benzina, quando si getta la spazzatura o si porta fuori il cane, sono queste le occasioni in cui è possibile chiedere aiuto in caso di violenza domestica. Una problematica che si sta acuendo in queste settimane di isolamento forzato a causa dell'epidemia da coronavirus e forzata convivenza con partner violenti. L'incertezza di ciò che c'è fuori rallenta il percorso di emancipazione della donna dal contesto violento ed è così che le segnalazioni al centro antiviolenza Lanara di Prato sono calate drasticamente. Noi siamo arrivati a
registrare degli accessi bassissimi, fino a quasi a zero. Ci sono giornate in cui il telefono e le richieste di aiuto non arrivano. Questo ci fa molto preoccupare in realtà, perché non è che il problema sia sparito, probabilmente il problema è molto aumentato, perché la forzata convivenza sicuramente aumenta in modo grave le situazioni che già sono complesse. Non si sa di preciso i tempi di questa emergenza sanitaria, e in una situazione economica anche diventata più complessa, fa sì che spesso le donne scelgano anche nonostante tutto, di fermare in qualche modo la loro azione di uscita dalla situazione di maltrattamento, perché adesso è veramente tanto complicato. L'emergenza sanitaria ha costretto anche i centri antiviolenza e le case rifugio a dotarsi di misure che garantiscano la tutela della salute delle ospiti, ma non ha intaccato la loro operatività. Il centro antiviolenza è attivo in questa città, così come i centri antiviolenza di tutta Italia hanno mantenuto la propria attività, ovviamente modificandola, secondo quelle che sono le norme di sicurezza e i rapporti, le relazioni, ma comunque mantenendo aperta qualsiasi possibilità di essere sostenute ed accolte. E i numeri d'affare sono sicuramente quello del centro della città, che è lo 0574344472, e poi il numero verde nazionale, che è il 1522, che forse è più immediato e più veloce. Poi il 1522 mette in contatto con il centro antiviolenza Lanara, che è il centro antiviolenza della città. 1 milione di euro per l'ospedale Santo Stefano è quanto raccolto ad oggi grazie alla campagna di solidarietà lanciata da Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Spes Docet. Sono già stati acquistati 6 ecografi, 15.000 mascherine e 5.000 tute protettive, ma servono altre risorse. Vediamo. Grazie alla solidarietà dei pratesi sono già stati raccolti oltre 1 milione di euro a sostegno dell'ospedale Santo Stefano, ma non basta, servono altre risorse. Per questo il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Franco Bini, e il presidente di Spes Docet Onlus, Simone Paci, lanciano un nuovo appello di raccolta fondi per supportare, con l'acquisto diretto di macchinari e di presidi medici, l'encomiabile lavoro che sta facendo l'ospedale Santo Stefano per fronteggiare il Covid-19, prendendosi cura dei numerosi pazienti che hanno contratto il virus. Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Spes Docet hanno infatti stretto un'alleanza nel nome della solidarietà. Il primo appello, lanciato nelle scorse settimane, ha già dato un risultato eccezionale. Sono stati infatti raccolti circa 1 milione di euro attraverso le donazioni di una sessantina di imprenditori e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, che si è impegnata con 300.000 euro. Adesso il secondo appello. C'è bisogno di uno sforzo in più che ci permetta di acquistare altri macchinari diagnostici per dare supporto a un reparto come la terapia intensiva, che in questa fase ha un'importanza strategica, spiegano i due presidenti. E così, bypassando le lungaggini burocratiche, Spes Docet è già riuscita ad acquistare, a far arrivare al Santo Stefano in tempi record, 6 ecografi, 5.000 mascherine SFP2 con visiera. Altre 10.000 mascherine giungeranno nei prossimi giorni. Un imprenditore, invece, attraverso canali di importazione propri, ha assicurato l'arrivo di 5.000 preziosissime tute protettive che garantiscono la sicurezza degli operatori sanitari che sono esposti a rischi altissimi. E non basta, nei prossimi giorni al Santo Stefano saranno forniti anche migliaia di camici ospedalieri, che ha cominciato a produrre un'azienda tessile che si è riconvertita per l'emergenza. Per sostenere la raccolta fondi è necessario fare un bonifico a favore di Spes Docet con la causale Imprenditori attivi per l'ospedale di Prato Emergenza Coronavirus, all'IBAN in sovraimpressione. Un comitato di garanzia, formato da un gruppo di imprenditori e dal presidente di Spes Docet, ha poi stabilito un rapporto diretto con la direzione generale di ASL Toscana Centro per concordare quali sono le necessità e poi provvedere agli acquisti. Abbiamo trascorso alcune ore con gli operatori di Alia per raccontare come avviene la raccolta dei rifiuti in questo periodo di emergenza. Vediamo. Allora stasera si organizza in questa maniera, si fanno due squadre da due. Te fai Sant'Agostino e Santa Trinita con Mirko, io faccio la zona del compattatore e la Duomo con Massimo.
Va bene, vai, partiamo. Stasera è il giorno della raccolta dell'organico in centro storico, i mezzi di Alea sono pronti a partire, si sono ritrovati qui a Porta Leone e adesso si parte per il centro storico, si dividono tra le varie strade e quindi noi li seguiamo insieme, vediamo un po' come va questa raccolta differenziata ai tempi del coronavirus e ascoltiamo anche quelle che sono le loro storie e cosa hanno da raccontarci. Come sta andando questa raccolta differenziata ai tempi del coronavirus? Avete notato differenze rispetto a prima? Com'è la città? La città è vuota. Le differenze no, perché comunque essendoci la gente in casa, la raccolta c'è più roba. C'è anche varietà nel tipo di spazzatura, appunto la prima settimana del coronavirus tutti erano Masterchef, adesso sì. Hanno cambiato. Sì. Hanno svuotato le cantine, le soffitte, quindi... E si è trovato maggiore raccolta il mercoledì con l'indifferenziato. Sì. Cambiato lo scenario, diciamo, perché una Prato sì, una piazza in questa maniera vuota così, sembra quasi di essere in una sceneggiatura di un film. Tutte le sere quando si chiude l'uscio si prega di non portarci nulla a casa. Io a casa ho un figlio 14enne, ho altri due grandi che stanno fuori casa e non li vedo già da più di 20 giorni. Quello che ho a casa, prima quando uscivo per andare a lavorare lo salutavo, lo baciavo, ora evito di fare anche questo. Quello che ho notato nelle persone è la vicinanza anche di molte persone, dai signori che ci salutano con la manina dalla finestra e ci augurano un buon lavoro, dalle donnine sole che si affacciano alla finestra e ti chiamano e ti chiedono se tu vuoi fermarti a fare due chiacchiere con loro, perché sono 20 giorni che non chiacchierano con nessuno. Sembra una cosa surreale, sembra di... non me lo sarei mai aspettato, ecco, di dover fare un lavoro così senza... Siamo un deserto, è brutto, fa impressione vedere Prato vuota così. Una delle poche cose buone è visto un po' di solidarietà della gente, quello sì. E adesso è un trifudio, adesso ci hanno praticamente quasi scoperto come categoria, cioè ci vogliono molto bene, hanno questa cosa, cuoricini, sono tutti cioè, molto, molto affettuosi perché insomma... E la cosa francamente mi fa piacere. C'è qualcuno ogni tanto si affaccia dalla finestra per fare, chiedere se si lavora, se ci siamo o meno, ma noi siamo sempre presenti. Siamo una squadra, oggi in questa squadra manca una nostra collega che purtroppo si è infortunata, la Serena, e ci dividiamo le zone. Le zone sono sempre tutte a girare in modo che nessuno fa sempre la stessa zona, le zone si conoscano tutti. E collaboriamo fra di noi, cioè chi finisce chiama quell'altro e così. Dopo aver fatto il giro per il centro storico, per le principali strade e piazze del centro, adesso prosegue il lavoro degli operatori ecologici di Alea che si dirigeranno verso il macro lotto zero, quindi andranno nella zona di via Filzi e via Pistoiese. Facciamo adesso una breve pausa, rimanete con noi, tra poco il meteo. Due aziende, un unico obiettivo. Sono anni che costruiamo sicurezza per il tuo futuro. Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7 per colazioni, merende e soprattutto punto pranzo, con ogni giorno un menù diverso. Bar Valentina, un solo bar per 1000 servizi. Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Il benessere delle persone dipende anche dalla salute dell'udito. Non rinunciare alla gioia di sentire. Medica l'udito. Ci trovi in Viale della Repubblica 189 a Prato. Telefono 0574 58 42 31. Ben ritrovati al momento delle previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio LAMA. Sì, una buona serata. La situazione prevista per domani, alta pressione in progressivo rinforzo sull'Europa occidentale, questo
garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni. Domani cielo sereno in mattinata, possibilità ancora di qualche locale gelata nei fondovalle. Per quanto riguarda il pomeriggio, qualche nuvola nell'interno, le temperature massime saranno in aumento fino a 17-19 gradi. Uno sguardo alla giornata di sabato, ancora prevalenza di sole con qualche nuvola nel pomeriggio, venti da nord-est in temporaneo rinforzo e temperature sia minime che massime in aumento. Bene, è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata. Per questa edizione è tutto anche per noi, vi lasciamo intorno alle 9 e poi a Parliamoci Chiaro. Vi ricordiamo anche l'appuntamento di domattina alle ore 7 con la diretta della messa celebrata da Papa Francesco dalla Casa Santa Marta in Vaticano. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, buona serata.